Benvenuti al ripasso degli scacchi da parte dell'Associazione dell'Ordine della Rocca per il Comune di Bra. Il gioco è adatto a un'età di 6 o più e il numero di giocatori è 2. Lo scopo del gioco è quello di dare scacco matto, che significa che il re è indifeso all'avversario, ovvero quando il re avversario sarà sotto minaccia e non avrà la possibilità di salvarsi dalla cattura della prossima mossa. Disponete la scacchiera in modo che entrambi gli avversari vedano nell'angolo in basso a destra una casella di colore chiaro. Una casella può essere chiamata anche casa e un giocatore sarà il primo di turno e dovrà avere il pezzo chiamato re alla destra della propria regina, che per convenzione verrà chiamato giocatore bianco. Ogni giocatore dispone di 16 pezzi totali divisi in 6 tipologie. Vediamo ora ogni pezzo come si deve collocare sulla scacchiera per poter iniziare una partita. Prendi i tuoi 8 pedoni e collocali in linea orizzontale sulla tua seconda traversa e a partire da uno dei due angoli posiziona prima le due torri e poi i due cavalli. E i due alfieri. Nella casella del proprio colore della prima traversa, rimasta libera, bisogna collocare la donna regina e poi il re nell'ultima casella libera di colore opposto. Quest'ultimo posizionamento evita che l'avversario possa copiare tutte le nostre mosse. Il primo giocatore è chiamato bianco e sarà il primo a muovere il suo pezzo. Poi i giocatori si alterneranno nello spostare un pezzo a turno. Questa è la disposizione iniziale. Ora, in ordine teorico crescente di importanza, vediamo per ogni tipologia di pezzo il movimento possibile e il suo metodo di cattura. I pedoni sono i fanti militari e possono muoversi dalla loro casella di partenza, e inizia sempre il bianco, di uno o due case. L'importante è che la casa traversata e la casa d'arrivo siano libere. Per le restanti mosse della partita, questi pedoni potranno muoversi solamente di una casa in avanti e non potranno andare indietro. Il pedone, a differenza degli altri pezzi, è l'unico che cattura in maniera diversa da come si muove sulla scacchiera. Ovvero cattura un pezzo avversario solo se si trova in una delle due case diagonalmente in avanti rispetto alla sua casa. Ma non si potrà muovere in queste case se queste caselle saranno libere. Il pedone dispone di due azioni speciali. La prima azione speciale si chiama en passant. Se l'avversario dalla casella di partenza muove di due caselle e si sposta di fianco a un tuo pedone, solo in questo momento nella vostra mossa avete diritto di poterlo catturare con en passant, ovvero spostandovi diagonalmente e comunque catturarlo come se il pedone si fosse trovato sulla prima casa di fronte a sé. La seconda mossa speciale per il pedone si chiama promozione. La promozione avviene quando un pedone avanza fino a raggiungere il lato opposto della scacchiera, ovvero l'ottava traversa, e viene sostituito con un pezzo dello stesso colore a scelta del giocatore, indipendentemente dai pezzi già presenti sulla scacchiera. Quindi è possibile avere un numero di esemplari di un certo pezzo maggiore rispetto a quello iniziale. Spesso il pedone viene sostituito con la donna regina, ovvero il pezzo più forte, oppure può essere anche sostituito con un cavallo, con una promozione detta minore, a seconda della strategia.
Il cavallo e il cavaliere a cavallo. Può muoversi su una delle caselle, indicate in questo caso dal dischetto bianco, vicine a lui, che non appartengono né alla traversa, né alla colonna, né alle diagonali della sua casella di partenza. Il cavallo cambia di casa, di colore di casa ogni volta che fa una mossa. Si può immaginare il suo movimento come un salto, disegnando una L, ad esempio, di una casella in linea orizzontale e due caselle in linea verticale. A differenza degli altri pezzi, il cavallo può muoversi saltando pezzi della propria fazione oppure anche di quella avversaria. L'alfiere è il portabandiera con il cappello da vescovo e ha approssimamente la stessa forza di un cavallo e può muoversi su una qualsiasi casella in diagonale in confronto alla sua casa di partenza, finché non debba attraversare case occupate o se è presente un pezzo amico, ma può quindi mangiare come in questo esempio, qui oppure qui. Un alfiere non cambia mai il colore della propria casa. L'alfiere chiamato campo chiaro è sulla casa bianca, l'alfiere chiamato campo scuro è sulla casa scura. La torre è la torre d'assedio, ovvero un pezzo pesante, in quanto questi due pezzi sono in grado di fare scacco matto all'avversario con l'aiuto del solo re. La torre può muoversi su della stessa traversa o della stessa colonna rispetto a quella in cui si trova, purché per raggiungerla non debba attraversare caselle occupate da altri pezzi, oppure che non sia occupata da un pezzo amico. E può catturare in questa maniera, come esempio. La donna è la regina, ovvero il pezzo più potente del gioco. Questo perché può muoversi sia diagonalmente come un alfiere che ortogonalmente come una torre, in 8 diverse direzioni, e può catturare come in questo esempio. Scacco. Il re è il pezzo più importante del gioco e non può mai essere catturato, ma solo minacciato. Si può muovere sia diagonalmente che in maniera ortogonale solo di una casa. Il re, se minacciato, non può muoversi in una casella che gli procura ancora una minaccia. E in questo caso si può togliere dallo scacco muovendosi lateralmente. Oppure può togliersi dallo scacco se può mangiare la pedina che lo minaccia. Oppure può difendersi, togliersi dallo scacco passando la minaccia a un'altra pedina, come in questo caso. Il re ha una mossa speciale che si chiama arrocco, ovvero poter essere difeso dai propri pedoni. L'arrocco consiste nel muovere il re di 2 caselle a destra o a sinistra in direzione di una delle 2 torri e allo stesso tempo di muovere la torre in direzione opposta dove si fermerà in una casa compresa tra quella di partenza e di arrivo del re. Questa mossa è consentita solo se il giocatore non ha ancora mosso né il proprio re né la propria torre utilizzata. E non ci deve essere alcun pezzo tra il re e la torre. Infine, né la casa di partenza del re, né le caselle di attraversamento e neppure nella casa di arrivo del re devono essere sotto minaccia di cattura. Quindi il re non deve essere mai sotto scacco, né prima, né dopo, né durante l'arrocco. In questo caso, un arrocco del bianco.
In questo caso l'arrocco del nero. Il gioco prosegue tra le mosse alternate dei due avversari, finché il vincitore ottiene lo scacco matto. Lo scacco matto si ha quando il re avversario si trova minacciato da un tuo pezzo e non ha nessuna possibilità di sottrarsi perché verrebbe sicuramente catturato anche in una tua mossa successiva, qui dal cavallo o dall'alfiere. O dalla torre. La partita può terminare anche per abbandono o una patta. Una patta si ha se restano sulla scacchiera solamente i due re, se nessun giocatore può sicuramente fare uno scacco matto e se il giocatore che ha diritto di muovere solamente il suo re non ha minacciato e non può farlo senza metterlo in scacco. Una partita può essere pianificata anche per un tempo limite grazie a degli orologi speciali. Ovvero partite a tempo lungo se un giocatore ha 60 minuti per riflettere. Partite a gioco rapido se ogni giocatore ha dai 15 ai 60 minuti di gioco. E partite lampo se ogni giocatore ha un tempo di riflessione totale minore di 15 minuti a partita. Le regole ufficiali degli scacchi sono definite a livello internazionale nel manuale FIDE. Avrà è presente l'associazione ufficiale degli scacchi che si chiama Scacchi Club Bra. Questo e altri giochi sono disponibili presso il negozio Stupeficium acquistando online su stupeficium.com che consegna a domicilio in zona Bra gratuitamente. Grazie dell'attenzione e buon gioco!